Ciao ragazzi, io sono Axel24 e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video di UFC 2. E come diciamo, come abbiamo detto nello scorso video di UFC, che facevamo anche una carriera, abbiamo cominciato. E allora eccoci qua, perché ho visto che il video insomma vi è piaciuto. E allora abbiamo deciso di fare questa carriera. Con il nostro combattente hanno inventato. Il suo nome è? Orge qualcosa, non ricordo già più. Orge Martinez, dai. Orge Martinez. Allora. Comunque ci sono anch'io, Dimos, grazie per avermi presentato. Ah, giustamente. Molto gentile. E va bene, abbiamo messo stile Jiu-Jitsu, quindi dovrebbe anche menare abbastanza. Dovrebbe. Va bene, siamo a vedere, ci siamo pronti a fare il culo ai nostri avversari. Prima che loro lo facciano a noi. Ecco. E ricordate, perché chi me la prima venne due volte. Giusto. Giusto, hai visto. Aspettiamo che carica. Effettivamente. Così, va bene. Effettivamente. Va bene. Ok ragazzi, tutto il lavoro, i sacrifici fatti, tutto per questo momento. Non ho sudato, pianto e sputato sangue senza una ragione. Il mio sogno è essere un campione UFC, nient'altro. Anche l'esca. Devo distruggere chiunque mi metto di fronte. Non lascerò di lottare il mio destino a nessuno. Ognuno dei lottatori qui presenti crede davvero che questo sia il suo momento. E hanno ragione, questo è il loro momento, la loro opportunità di afferrare. E poi vabbè, benvenuto nell'Ultimate Fighter. Va bene, non ho fatto tempo a leggere perché sono un po' sbadato. Vabbè, tanto so che voi sapete leggere. Qui già nel secondo video che mi metto a leggere i sottotitoli. Ok, ecco chi entra. Aspetta, questo è quell'altro. Ma sti cavoli, leva questo qua. Guarda che mascella! Casino cazzotto, però ci siamo tremati. Leo Gomez, vabbè, saltiamo dai. Leo Gomez, andiamo a fare. Ecco il nostro! Guarda, veramente è figo! Impassibile proprio! Guardate quanto è fiero. Va bene, dai. Ok, il nostro è mexicano. L'altro argentino. È più fatto anche piuttosto giovane. Molto giovane, perché per resistere insomma al passare del tempo. In pratica, per combattere più tempo. Perché già abbiamo visto che se no, diciamo, che si ritirano prima di ambire al titolo, perché sono troppo vecchi. Quindi è meglio cominciare da 18 e siamo più sicuri. Intanto qui Dimox cerca dei colpi sotto la cintura, perché è cattivo. Guarda, questo è un combattimento molto combattuto, un po' così. Qui l'altro che scappa e l'altro che insegue. Un po' così. Un po' rompicale questo qua, eh. Sembra darti le botte per le gambe. Il calo. Tanto guardate la testa rossa. Quindi non ci si mette niente a tirarlo giù, eh. Sempre che non scappi via. Sono stanco. Il nostro Martinez. Boom. Sentite questa qua. Perché potrebbero anche rompere le palle, perché vanno fatti e fatti più volte. Solamente questo voglio dirvi. 20 anni per venire in mente, ho avuto una sciocchezza del genere. Comunque, primo round è andato. Il nostro in pratica non ha cioè non ha combattuto. Cioè, neanche un graffietto. La vogliamoci. Oh, schivava, prendilo, tiro giù. Ma adesso dove va? Ho messo giù. Attenzione, alzati. No, che schifoso ti ha preso. Apri la posteriore, no.
Non ti lascia proprio andare. No, adesso è lui in posizione dominante. È lui in posizione dominante. Mezzo guardia, cavolo, cavolo, cavolo. Cerca di alzarti subito. Vattene via. Questo secondo round è molto arrabbiato lui, eh. Quindi. A cazzottoni, ecco, ecco, cazzottoni. Prende il pulso dominante e è finito, eh. È finito. Intanto è ancora. Siamo messi a buon punto in questo video, ancora nessuno ha detto delle cavolate, stiamo parlando in modo molto più tecnico, stiamo parlando come persone importanti, come commentatori. Vuole metterti per terra quello lì, già l'ho visto subito, tu devi fargliela vedere, fargliela vedere, boom. L'ha voluta questa, no, sono un attimo arrabbiato, eh. Poi butta la gamba perché vede che è danneggiata, vede. Cioè capisce che è danneggiata, si è tirato. Sempre li colpisce. Infatti questi qua colpiscono sempre le. Oh! Lo copriamo, che cacchio! Guardi meno, che cacchio! L'abbiamo vista brutta, ragazzi! Non riesce a restare. Vabbè. Questo è stato un match molto combattuto. Speriamo di averla vinta, ragazzi. È un'ora che busca, però, porca miseria. Il nostro che aveva già vinto, guardalo. Guardatelo. Proviamo a vincere lui, guarda. Ma con tutte le sardelle qui da dove andate a perdere? Vabbè. Perché? È ancora lui? È impresso in conto che vince per forza. Credo che sì. Va bene, ragazzi, allora. Io mi assento 5 secondi. Allora, ragazzi, tocca il controllo da capo. E un po' la rottura della palla taglierò fino alla fine dell'incontro. Vai. E cominciamo. Ok, ragazzi, abbiamo vinto questo incontro. Intanto guardiamo gli highlights di come l'ho tirato giù. Credo che buona parte di questo video l'avrò tagliato, diciamo, tutto l'incontro, perché insomma rivedere sempre lo stesso incontro, lo stesso avversario è un po' la rottura di palle, eh. Quindi facciamo conto che non è successo niente, facciamo conto, dai. Ecco, che ci premiano, eccoci qua. E lui, l'incredibile Jorge Martinez, dai, alzami la mano. Troppo forte, ragazzi, troppo forte. Troppo forte. Vabbè, andiamoci avanti. Allora, continua. Ok. Vediamo un po' in che squadra ci mettono. Poi ci dividono le squadre. Io spero di stare nella squadra di Verdum. Perché lo più cattivo lo vedo. Vediamo un po'. Oh, primi, ragazzi! Jorge Martinez il primo della lista. Ci è andata bene stavolta. Abbiamo cominciato male, un po' squalidi. Perché il mio canale è squalido come me, vabbè, scherzo. Vediamo un po' i prossimi incontri, vediamo un po'. Allora, prendiamo lui. Allora. Preferisco prendere questo qua, Perché un forte è meglio è. E adesso, ragazzi, l'ora di allenarsi. E dopo questo breve video credo che taglierò alla fine degli allenamenti. Va bene, ragazzi, ho finito di fare gli allenamenti, speriamo che ci sia un po' potenziato. Ok, si è potenziato a 65 di overall. Adesso andiamo all'incontro. Vabbè, vogliamo terminare le giornate degli incontri preliminari. Perfetto. Ci gustiamo questo breve video. Questo qua. Il briciolino. Il briciolino.
Allora, a quello nostro cattivissimo come sempre. Certo, ma cosa non lo tolgo del nostro? È tutto piede. Un piedone. Dai. Eccoci qua. Oh, è finta qua. Che ignorante. Oh, che dove atterra. Oh ragazzi. Cioè, in pratica, ragazzi, non è durato niente. Cioè, in 5 secondi l'ho buttato giù. Guarda, rivediamo un po' il tutto. Non è durato niente, non è durato. 5 cazzotti l'ho tirato. 5 cazzotti li ho tirato. Lui per terra, addio. L'ho rovinato proprio. Triste, troppo triste. Dai. Andiamo subito avanti perché sennò questo video non si finisce più, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Allora, vediamo i prossimi incontri. Prendiamoci questo qua, wrestling freestyler. E facciamoci un bel allenamento, facciamoci. Ecco qua, ragazzi, questo è quello che abbiamo ottenuto dopo gli allenamenti. È cresciuto di uno. E Dimox ha una cosa molto importante a dire. Adesso gli rompo il culo. Ok. Mosse, tipo qualche mossa? No, quelli lì si mette quando comincia a vincere i soldi, quando combatte con FC. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Le mosse base sono alquanto che così. Appunto. Cicli. Quello di Chiottimo. La confronto noi. Non c'è più esperienza però. Perché inizi? Quando mi chiedo che faccio. Oh, pagliaccio! Non è che questo è stato efficiente. Tocca a te, sì, no, ci sono anche questi. Non rialzarsi. Devo guardare il video che uscirà, credo, per voi, perché non lo so. Ok, eccomi qua tornato, ragazzi. Ci sono mancato? Sicuramente. Ah, non importa. Non è. Un mostro qua ignorante. Ma che c'è una svastica? La svastica sopra la velata. Ma perché gli dico qualche stacco me la dà? Perché deve mettere dentro il primo delle 1. Vai. Vabbè, vai. Dai, giù. Dai che tu, ce l'hai in pugno. Ce l'hai in pugno. Scusa, ragazzi, che forse è meno noioso questo incontro, questo in questo modo, ma uguale. Guardia stack, ok. Guardia stack probabilmente. Ok, niente, scherzavo, dicevo però. Aia! Cattivo! Credo che. Adesso non guardavo molto bene, ma credo che questo primo round era dominato, speriamo. Se non faccio essere segnato come mando toccato. Quello mi chiedo io. Vabbè. Oh, non va dietro. Che vergogna. Oh. Anche sto. Oh, sto match si gioca per terra perché basta, il Dimox deve rompere il culo e si è deciso ormai, quindi. Oh! Comincia direttamente arrabbiato. Oh, guarda. Costurato, comincia arrabbiato, questo lo secca subito! Lo secca! No, guarda! All'ultimo l'ha preso! Ma dove va questo qua? Ma dove va questo. Boh. Vai, no, no, no!
Anche la presa di ancora. Spinge dietro, ok. Invece il break magari. Ecco qua. Ahi! Alza la gemella di giù subito, di giù. Sì! Lo tira giù! A 3 secondi alla fine! E Dimox stavolta si riscatta! Vaffanculo! E Dimox si riscatta! Troppo forte! Dopo la sconfitta arriva anche la vittoria, ovviamente, dai! E porca mi nonna! Ma guarda, l'hai ridotto proprio male, l'ha ridotto! Questo è stato un buon incontro! Peccato che all'inizio dell'incontro mancava mancava la mia voce, la mia bellissima voce sensuale. Ok, preliminari sono fatti. Va bene qua. Oh, adesso si arriva. I quarti, siamo in semifinale, siamo. La semifinale bisogna giocarcela bene la semifinale, eh? Ok ragazzi. Credo che il video possa finire qua. Questa sera penso che possa anche bastare pigliarle. Anche, però abbiamo anche date qualcuno, dai. Ma che tante erano? Tu ho preso tutto io, credo. Va bene ragazzi, qui da Axale e da Dimox è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!